Salve, benvenuti all'ennesima puntata dedicata all'affair Djokovic e se avete seguito tutti i video, letto la documentazione che ho accuratamente catalogato per voi, ormai dovreste avere una approfondita conoscenza dei fatti e anche voi siete adesso dei massimi esperti di giustizia australiana. Per chi fosse nuovo e non avesse seguito le puntate precedenti, la mia tesi era che sì, Djokovic aveva fatto degli errori, soprattutto nella gestione della sua presunta infezione nelle settimane precedenti all'arrivo in Australia, ma che la negazione del visto, prima da parte dell'agente della dogana, decisione ribaltata da un giudice, ma poi in maniera definitiva da parte del ministro Hawke, fosse stato un gesto arbitrario. Secondo me basato su una presunta e non reale pericolosità sociale di Djokovic e un rischio sia per la salute che per l'ordine pubblico in Australia non esistente. E sia sul mio post che su altri che hanno trattato la vicenda in maniera estensiva, la mia tesi era minoritaria. Il 97,3% dei commentatori ha affermato che Djokovic fosse stato espulso legittimamente perché aveva prodotto una documentazione falsa e mentito all'agente della dogana. Quindi capirete che, essendo io in nettissima minoranza, per me la strada era in salita. Però adesso è arrivato il dispositivo della sentenza che in 106 paragrafi spiega tutte le motivazioni e per chi volesse leggere il documento integrale troverete il link nella descrizione. Se volete conoscere le parti salienti rimanete qui, metterò il testo in sovraimpressione in inglese e tradurrò per voi in italiano. E il ministro Hawke prende a fondamento della sua tesi accusatoria una dichiarazione dello stesso Djokovic del 2020, fra l'altro che era un'epoca dove ancora la campagna vaccinale non era partita. E riportiamo testualmente, paragrafo 72, l'allegato H, a cui fa riferimento nelle motivazioni del ministro, era un articolo intitolato «Cosa ha detto effettivamente Novak Djokovic sui vaccini?». Telearticolo ha riferito che nell'aprile 2020 il signor Djokovic avrebbe affermato di essere contrario alla vaccinazione, sebbene avesse qualificato la propria opinione dicendo che non era un esperto e avrebbe mantenuto una mente aperta, a quanto pare ha detto che voleva avere un'opzione di scegliere ciò che è meglio per il mio corpo. È stata riferita anche una dichiarazione su Facebook dove affermava non vorrebbe essere costretto, quindi dove affermava che non vorrebbe essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per viaggiare o competere nei tornei. Inoltre ha aggiunto di essere curioso o studioso del benessere e di come possiamo permettere al nostro metabolismo di essere nella forma migliore per difendersi da agenti patogeni come il Covid-19. Quindi, come vedete, il male parte da lontano. Come osa costui avere l'opzione di scegliere quello che è meglio per il suo corpo? Ma andiamo avanti con i commenti del ministro. Paragrafo 74. Inoltre, non ci sarebbe stato alcun problema se il signor Djokovic fosse stato, entro gennaio 2022, vaccinato. Il ministro era chiaramente orientato a dedurre che il signor Djokovic aveva scelto per oltre un anno di non farsi vaccinare, ossia da quando i vaccini erano diventati disponibili. Che avesse un motivo per non sottoporsi alla vaccinazione al momento della decisione nel gennaio 2022, apparentemente avendo contratto il Covid-19 intorno al 16 dicembre 2021. Non ha detto nulla sulla sua posizione riguardo i vaccini per molti mesi, nel periodo compreso dalla data di disponibilità dei vaccini a dicembre 2021. Il ministro era chiaramente orientato a dedurre che il signor Djokovic avesse scelto di non essere vaccinato perché era contrario alla vaccinazione o non desiderava essere vaccinato. E qui il ministro si produce in una lettura del pensiero perché Djokovic non ha detto nulla per tanti mesi sulla sua posizione sui vaccini. E ricordate bene questa affermazione perché mi ricorda vagamente un libro che secondo me racconta in maniera spaventosamente realistica quello che sta succedendo adesso. Spoiler, mi sto riferendo alla psicopolizia di Orwelliana memoria. Ma andiamo avanti. Il signor Djokovic non aveva fornito volontariamente alcuna informazione quando è stato intervistato in aeroporto dai funzionari del Dipartimento degli Affari Interni. Non ha dato prova di alcun apparente cambiamento di atteggiamento. Il ministro poteva anche dedurre che il pubblico avrebbe visto il suo atteggiamento come era stato descritto dai media, ossia che non era disposto a farsi vaccinare. Quindi, secondo il ministro, Djokovic avrebbe dovuto pentirsi, prostrarsi di fronte alla gente della dogana, doveva mettersi in ginocchio, cospargersi il capo di cenere e magari dire «Ho peccato, mi pento, ecco il mio braccio, mi immolo alla causa».
E adesso però qui arriva la parte più interessante, che è quella sulla sua influenza negativa sulla psiche del popolo australiano. Un'iconica star del tennis mondiale può influenzare persone di tutte le età, giovani o meno giovani, ma forse soprattutto i giovani e gli impressionabili, per emularlo. Questo non è fantasioso e non ha bisogno di prove. È il riconoscimento del comportamento umano da una modesta familiarità con l'esperienza umana. Anche se il signor Djokovic non ha vinto l'Australian Open, per il solo fatto della sua presenza in Australia per giocare a tennis, potrebbe incoraggiare coloro che vorrebbero emulare e desiderare di essere come lui. E questa è una base razionale per l'idea che potrebbe promuovere il sentimento contro le vaccinazioni. E quindi queste povere menti che ancora non si sono vaccinate, quindi stiamo parlando del 5% della popolazione australiana, questo 5% stava aspettando Djokovic che discendeva dai cieli e, sapendo che lui è in Australia, sta giocando a tennis, potevano essere ispirati in qualche modo a non vaccinarsi e seguire l'esempio del reprobo. Indirettamente il ministro sta dicendo che gli australiani sono dei decerebrati. Ci potrebbe pure stare, perché c'è gente che fa i challenge su TikTok a bere l'urino o la candeggina, per cui io non mi meraviglierei di nulla. Però ricordiamo anche un dettaglio fondamentale: Djokovic ha già avuto il Covid per 2 volte, quindi da un punto di vista medico e scientifico non esiste alcuna indicazione per cui lui debba vaccinarsi. E naturalmente, se voi conoscete qualche medico che ha una tesi diversa, siete pregati di taggarlo e commentare. Andiamo avanti. Paragrafo 85. Non era irrazionale per il ministro preoccuparsi del fatto che l'asserito sostegno di alcuni gruppi anti-vaccinazione all'apparente posizione del signor Djokovic sulla vaccinazione potesse incoraggiare manifestazioni e proteste, quindi aggregazioni che avrebbero potuto portare a maggiori contagi. Quindi il ministro, continuando a guardare nella sua sfera di cristallo, asserisce che il popolino si fa influenzare negativamente da questo peccatore, e anche se lui non ha mai fatto una dichiarazione in questo senso, però per una sua apparente posizione lui potrebbe ispirare le persone a manifestare pubblicamente, quindi creare assembramenti e quindi nuovi contagi. Inoltre, in D23 c'erano prove che il signor Djokovic aveva recentemente ignorato ragionevoli misure di salute pubblica all'estero partecipando ad attività privo di mascherina, mentre era positivo al Covid e consapevole di ciò. Si può dedurre che ciò, se emulato, possa incoraggiare un atteggiamento di violazione delle norme di sanità pubblica. E ora, su questo punto, do ragione al ministro, nel senso che se hai il Covid e sei positivo, soprattutto se sei un personaggio pubblico, stai in casa, amen, come si dice a Bergamo, calete Jung che passa la china, perché anche se tu hai un sistema immunitario robusto, lo stesso non vale per chi ti sta accanto. Quindi Novak, se guardi questo video, hai sbagliato. Ecco che arriviamo alle conclusioni da parte del giudice. Paragrafo 87. Se tale considerazione avesse dovuto pesare o meno nella decisione, era una questione di peso e di equilibrio per il ministro. Un ampio dibattito si è svolto su come affrontare la motivazione del ministro in questo caso. Non riteniamo che la risoluzione di tale dibattito sia necessaria per raggiungere le opinioni che abbiamo. Il ministro non era obbligato a motivare la propria decisione, ma lo ha fatto. Le motivazioni sono state evidentemente redatte con cura. La Corte non ha dubbi sul fatto che, rispetto ad una materia di alto profilo pubblico, sia stata data cura e considerazione alla formulazione delle ragioni nei 4 giorni in cui il ministro ha esaminato la questione da definire e motivare. Tuttavia, un certo peso è da attribuire al fatto che non vi era alcun obbligo di motivazione. Inoltre, va sempre seguita la limitazione secondo cui le ragioni non dovrebbero essere analizzate e passate con un pettine a denti fini per identificare l'errore logico. C'era una chiara interrelazione fra tutte le parti delle ragioni del ministro. I temi dell'incoraggiamento e dell'emulazione di un eroe e di un'icona sportiva si intersecano con i motivi di soddisfazione dei criteri della salute, il buon ordine e l'interesse pubblico. Paragrafo 104. Il Parlamento ha chiarito nella sezione 116 che il ministro può annullare un visto se è convinto che la presenza del suo titolare in Australia possa essere un rischio per la salute o il buon ordine della comunità australiana. Il ministro ha raggiunto tale stato di soddisfazione dei criteri per motivi che non possono dirsi irrazionali o illogici o non basati su materiale rilevante. Attenzione, quindi qua il pezzo decisivo. Se altri avessero valutato meno quello stato di soddisfazione dei criteri rispetto all'interesse pubblico è una considerazione non pertinente.
gli stati di soddisfazione dei criteri rilevanti riguardavano questioni di fatto, proiezioni del futuro e valutazioni di natura di opinione. Questa è la posizione nel caso di specie. Un'altra persona nella posizione del ministro potrebbe non aver cancellato il visto del signor Djokovic. Il ministro l'ha fatto. Le censure avanzate nel procedimento non hanno portato alla conclusione che il soddisfacimento dei fattori rilevanti e l'esercizio del potere discrezionali siano stati raggiunti e compiuti illegittimamente. Quindi, adesso che abbiamo visto insieme le motivazioni della sentenza, possiamo finalmente chiudere il caso. E il giudice, pur non potendo ribaltare il decreto del ministro, ha dato una valutazione molto elegante, che un altro al posto suo avrebbe potuto non farlo. Però lui l'ha fatto lo stesso perché può. Mi sembra ovvio che adesso tutti coloro che avevano commentato che la legge è uguale per tutti, al più tardi adesso dovrebbero aver capito che la legge potrebbe essere uguale per tutti, ma a volte un po' di simpatia non guasta. Per concludere la puntata e l'analisi di questa storia, io vi posso consigliare vivamente e nuovamente la lettura di 1984 di George Orwell, e se proprio non volete spendere i 3 euro per la versione Kindle, potete sempre ascoltare una splendida lettura su YouTube da parte di Edoardo Camponeschi, e vi lascio con un brano che secondo me calza a pennello in questa storia. Ciao e alla prossima! «So che cosa stai pensando», disse. «Dal momento che è nostra intenzione distruggerti completamente in modo che nulla di quanto tu dica o faccia abbia la benché minima importanza, per quale motivo ci prendiamo la briga di interrogarti prima? Stai pensando proprio questo, non è vero?» «Sì», rispose Winston. O'Brien accennò un sorriso. «Tu sei un'imperfezione nel sistema, Winston. Sei una macchia che va cancellata. Non ho forse appena finito di dire che noi siamo diversi dai persecutori del passato? Non ci accontentiamo dell'obbedienza negativa, e meno che mai di una sottomissione avvilente. Quando infine ti arrenderai a noi, ciò dovrà avvenire di tua spontanea volontà. Noi non distruggiamo l'eretico per il fatto che ci resiste, anzi, finché ci resiste non lo distruggiamo. Noi lo convertiamo, penetriamo nei suoi recessi mentali più nascosti, lo modelliamo da cima a fondo. Estinguiamo in lui tutto il male e tutte le illusioni, lo portiamo dalla nostra parte, anima e corpo, in conseguenza di una scelta sincera, non di mera apparenza. Prima di ucciderlo ne facciamo uno di noi. Non possiamo tollerare che un pensiero sbagliato esista in una parte qualsiasi del mondo, per quanto innocuo e recondito possa essere. Non possiamo permettere alcuna deviazione, nemmeno in punto di morte. In passato l'eretico si avviava con gioia al rogo, conservando tutta la sua eresia, anzi proclamandola. Perfino la vittima delle purghe sovietiche poteva tenere ben serrata nel cranio la sua ribellione mentre percorreva il corridoio diretto al luogo dove un proiettile gli avrebbe dato il colpo di grazia. Noi, invece, prima di farlo saltare, rendiamo questo cervello perfetto. Il comandamento dei dispotismi di una volta era «tu non devi», il comandamento dei totalitari era «tu devi», il nostro è «tu sei». Nessuno di quelli che portiamo qui riesce a resisterci. Tutti vengono mondati. Quei 3 miserabili traditori, Jones, Aronson e Rutherford, nella cui innocenza tu un tempo hai creduto, alla fine siamo riusciti a piegare anche loro. Io stesso ho preso parte all'interrogatorio. Li ho visti fiaccarsi a poco, li ho visti strisciare, frignare, piangere. Alla fine non erano più lacrime di dolore, ma di espiazione. Quando abbiamo finito con loro, erano dei gusci d'uomini che dentro di sé ospitavano solo dolore per quello che avevano fatto e amore per il Grande Fratello. Era commovente vedere quanto lo amavano. Chiesero di essere passati per le armi subito, in modo da poter morire con la mente ancora pura. Only on the blow show, so here we go.